Giuseppe Igor, qualcosa, una vostra, prima abbiamo fatto 30 secondi a testa, una vostra piccola introduzione sulla partita di ieri, e poi voglio sentire anche Romeo, Nicola e Francesca ancora, singoli, non singoli, abbiamo le pagelle di Monblano e poi Romeo sul mercato. Giuseppe Igor, sulla partita di ieri? Ma ieri è stata una partita nella quale, cioè, la Juventus ha giocato bene, se vogliamo, per quasi tutti i 90 minuti, azioni di un certo tipo, anche meno errori tecnici del solito, l'esplosione di Vlahovic è stata significativa. Io trovo Yıldız sempre, lo dicevo in tempi non sospetti, lo chiedevo sempre, quando cavolo gioca questo ragazzo, e in effetti ha una personalità, che ti fa capire il motivo per cui su Lecce era un approccio e su Di Luce è stato un altro approccio, poi non nell'economia della gestione di un giovane, no Romeo? È così, se vogliamo. Sì, beh, ma anche perché credo che il potenziale... Prima domanda Giuseppe Falci a Romeo Agresti dopo 50 minuti, è un fallimento. No, perché Beppe me l'avrà chiesto 100 volte dall'alto della sua profonda conoscenza calcistica. No, ottobre che il dottor Falci pretendeva che il Diz partisse dall'inizio, giocasse con maggiore continuità. Però io credo che questo sia davvero un predestinato, ragazzi. Anche ieri ha fatto una partita di una pulizia tecnica non indifferente. Vai Igor, dimmi anche la tua, il tuo primo spunto su ieri, poi ne parliamo con calma. Sì, poi qualcosa anche su Mourinho, diciamo, dai, dopo. Sì, vai Igor. Guarda, la cosa migliore che si è successa ieri è che per l'ennesima volta abbiamo fatto una buona gara, quindi è la continuità, una cosa che mi sta piacendo in questo periodo. Finalmente una Juventus che tutte le partite si ripete per vigore, anche per leggerezza. Secondo me quest'anno in particolar modo sono molto più leggeri proprio di testa, si pensa soltanto al campo e non si pensa a tutto quello che succede fuori. E questo incide tantissimo poi sulle gambe, quindi quando non sta bene di testa sta bene di gambe. Per quanto riguarda invece i giocatori, devo dire che vedere una Juventus molto giovane, perché Vlahovic comunque lo vediamo, ci piace vederlo già fatto e finito, ma in realtà è un ragazzino, no? Ha una fisicità che imbroglia, ma di fatto è un ragazzino, quindi voglio dire, se non fosse lui o con quelle qualità forse sarebbe in next gen. Detto ciò, abbiamo lui, abbiamo Yıldız, io non amo i paragoni, però consentitemi... Però, consentitemi di dire che sto provando le stesse emozioni che provavo tanti anni fa da ragazzetto quando iniziò a giocare Alessandro Del Piero. Quindi non amo il paragone, non faccio paragoni, ma a livello mio personale di emozioni, quando tocca la palla sento quel brivido dentro che mi riporta lì, quando avevo un'età sicuramente diversa da oggi e vedevo sto ragazzino con i laccetti dei calzini che scendevano, con questo guizzo, con questa tecnica sopraffina. Speriamo possa essere un nuovo capitano futuro e possa regalarci tutte le emozioni che ci ha regalato Alessandro. E poi ti ripeto, sono contento per Rugani, perché comunque anche ieri ha dimostrato di essere un affidabile dodicesimo uomo, e poi sono contento per tutta quella cerchia di ragazzini che abbiamo non solo alla Juve ma sparsi in giro per il territorio italiano, che stanno facendo molto bene. Quindi vogliamo parlare di cantera? Finalmente siamo tornati ad avere anche una cantera molto interessante, perché sta facendo molto bene chi è il Frosinone, stanno facendo molto bene altri che sono in altre squadre, soprattutto i nostri che stanno crescendo gara dopo gara. Quindi è un buon momento e speriamo possa durare. Quindi sono molto felice. Io credo che questa cosa che dice Igor, questa sensazione di voglia di vedere la Juventus, l'hanno scritta in tanti in questi giorni, anche sui social, è un po' perché sei lì ovviamente, finché sei in ballo divertiamoci, un po' è perché la squadra comunque è compatta, un po' perché ci sono dei giocatori talentuosi, ma un po' è anche per questa cosa che ha detto Igor, cioè cominciamo a vedere anche un futuro, mentre per un po' ci siamo un po' bloccati sul futuro, diciamo quanto ci vorrà. In questo momento abbiamo anche l'idea che questi giovani, alcuni di questi, non saranno tutti, potranno far parte di Juve molto vincenti. Tra i giovani metto anche Cambiaso, considero anche Vlahovic, anche se giustamente diceva 24 anni, Gatti, anche se molto più grande, cioè c'è una serie di giocatori abbastanza nuovi per noi, che potranno far parte di Juve brillanti. Però c'è l'elemento trascinante a cui faceva riferimento giustamente Igor. Io, se so che gioca Yıldız, sono felice di vedermi la partita. È vero. Certo. Così. Non dimentichiamo Fagioli, ragazzi. Perché mi spiace non poterlo vedere con questa squadra, con questa nuova energia, questa nuova linfa. Secondo me anche lui avrebbe alzato notevolmente l'asticella, però ce lo godremo sicuramente il prossimo anno. Quindi un pensiero va anche a lui, perché qui l'avrei visto in questo contesto molto molto bene. Sempre bello, un abbraccio a Fagioli che sta facendo il suo percorso riabilitativo, insomma. E Nicole, Francesca, qualcos'altro sui singoli o sulla partita?
E poi con Romeo e tutti voi andiamo anche sulle pagelle di Monblano, che vogliamo sfondarlo. Io e Romeo abbiamo grande voglia di sfondarlo. Vai. Ma io menziono Danilo, perché finalmente sembrava tornato ai suoi livelli nella partita di ieri. Secondo me era più una condizione fisica un po' precaria che lo danneggiava, aveva fatto anche il mea culpa, quindi dimostra sempre anche grande umiltà. E quindi la difesa è tornata veramente ad essere molto solida ieri. Aveva un po' scricchiolato, l'aveva anche detto Allegri, no? Che bisogna tornare ad avere paura di prendere gol, e avevamo mostrato un po' di vulnerabilità. Quindi diciamo che poi è una Juve trascinata dal centravanti, come dovrebbe anche capitare, no? Abbiamo detto spesso dell'Inter con Lautaro invincibile. Ecco, finalmente anche il reparto d'attacco si dimostra al livello che è, oltre agli altri reparti che ci avevano già dato tante buone sensazioni. Sì, anche perché era diventato un po' frustrante, no? Vedere i marcatori, per quanto l'importante è vincere, anche con un autogol, per l'amor del cielo, però Rugani, Gatti, Bremer, Rabiot... Mai gli attaccanti, invece finalmente nelle ultime partite abbiamo visto tutti gli attaccanti, a parte Ken ovviamente, però abbiamo visto finalmente loro con tanti gol e anche belli, tra l'altro. Anche Milik, è vero, facciamo bene a nominarlo, dai, per una volta ha fatto una bella tripletta. Poi c'è proprio la crescita tattica, perché all'andata il Sassuolo, al di là degli horror commessi da... da Szczęsny e Gatti, il Sassuolo ci aveva spaccato in due tronconi, no? Ha fatto in modo che con l'ampiezza degli uno contro uno, Berardi da una parte e Lorientè, ci spaccassero in due. Ieri invece Dionisi continuava a chiedere ai suoi di provare a fare questa cosa qui, ma non ci è riuscito, perché la Juve era molto più compatta e con dei riferimenti con le linee più strette, sia nelle transizioni negative sia in quella positiva. Quindi significa che la Juve da quella partita lì è diventata anche molto più matura nella gestione, nelle letture, e questo fa la differenza, perché ora quando la Juve è sul pezzo fai fatica a farle gol, a meno che non si diventi superficiali, perché tutti i gol che abbiamo preso, l'ho detto anche più volte al mister in conferenza, gol allucinante ha preso la Juve, difesa schierata. Ma anche ieri, Romeo, noi rischiamo di prendere un gol da calcio d'angolo nostro. Sì, sì. Sì, con Berardi, sì, che si fa 80 metri di campo e tira a 10 metri di ascesa. Però è sempre la sensazione che la Juve sia presente, no? Anche quando magari nelle gare in cui crea poco, è una squadra tosta da affrontare, secondo me. Quindi, secondo me, è una grande crescita anche tattica da parte di tutti. Lecce partitaccia infame, lo penso. È una buona. Tocchiamo, ragazzi, tutto quello che c'è da toccare, perché mi sembra anche un'ottima condizione atletica. Sì. Secondo me Lecce sarà durissima, io lo dico sempre, lo sapete, l'inferno, ma Lecce veramente sarà durissima, durissima, durissima. Quindi non state a pensare tutti, io ci provo a dirvelo, il sorpasso, allora, il sorpasso. Lecce, ricordiamo il gol di Fagioli. Appunto, no, abbiamo spesso sofferto, ma il Lecce non molla mai, io ho visto Lecce-Milan che non hanno vinto per un gol annullato, il Lecce non molla mai in casa, ma io ripeto, non... È chiaro che sono tutte occasioni importanti, se si vuole vincere davvero, però non ci angosciamo se invece sei a meno uno, meno due con una partita in più. Se vuoi, è lungo, se ci vuoi credere, non... perché tutti pensano già saremo primi lunedì, state attenti, che non è per niente detto. Allora io vi leggo alcuni messaggi e poi vi leggiamo un attimo le pagelle di Monblano, poi andiamo davvero anche sul mercato. Per altri nomi, due menzioni a Szczęsny e Bremer, due muri, qualcosa da dire? Niente. No, Bremer si conferma. Cioè, delle parate pazzesche. Quella su tutte e due, una gli rimbalza davanti, l'altro su deviazione del difensore, pazzesche secondo me. Vabbè, aveva fatto fare due gol al Sassuolo. Esatto, comunque Locatelli, ragazzi, per un lavoro pazzesco. Allora aspettate, se Giuseppe va bene Locatelli, aspetta, ora ci rimetto anche Cambiaso. Ti rimetto anche Cambiaso, allora ora metto Locatelli, così commenta Giuseppe. Bruno dice: io sulla partita menziono Locatelli. In generale, quello che a me ricorda più di tutti lo spirito di sacrificio della squadra. Giuseppe, vuoi commentarlo tu o dirci no, tu? No, ma è da diverse partite che ha una... Cioè, Locatelli in un certo qual modo incarna più, cioè ricopre più ruoli, perché a un certo punto sembra quasi un libero staccato nella fase difensiva. Comunque recupera un sacco di pallone, ha una pulizia di gioco che... è significativa. Ieri ha fatto pure l'assist, così come lo ha fatto in Coppa Italia, cioè tant'è che lo prendono in giro perché lui non vuole segnare, vuole solo passare la palla, no? C'è questo aneddoto che leggevo da qualche parte. Devo dire che rispetto a Locatelli del primo anno ha ormai una maturità e una pulizia di gioco impressionanti, e devo dire che tutto questo gioverà anche alla nazionale, perché avere un giocatore del genere
una squadra importante come la Juventus avrà anche un effetto poi sulla nazionale, no? Romero, no, ma ieri, scusate, Roberto Pavanello, che ieri scrive a fine primo tempo, purtroppo però odio e tamo, ce l'ho al fantacalcio contro Vlahovic. Ma tu sei completamente pazzo. Ma non hai letto, l'ho pure commentato. Ho commentato elegantemente, puoi vedere il mio commento sotto, che gli ho scritto subito, secco proprio. L'ho trovato ieri, ma tu sei completamente pazzo. Cioè, stavo facendo 2-0, io stavo là, stavo guardando, teso, pensando ora prendiamo il 2-1 e diventa un inferno. E lui, odio e tamo, ce l'ho contro al fantacalcio. Ma tu veramente devi veramente vergognarti, guardalo qua, devi vergognarti Roberto Pavanello. Vabbè, ma dopo aver visto Romeo sul rigore di dai, imbarazzate. E invece a Igor faccio commentare questo che lui diceva, è giusto? No, guarda, mi piace veramente tanto sto ragazzo, lo seguivo già ai tempi del Genoa, l'ho visto poi a Bologna, e devo dire che aveva un esordio inizio di stagione pazzesco contro l'Udinese, una gara eccezionale sotto tutti i punti di vista, poi un po' chiaroscuro, ma è normale, ragazzi, anche lui è molto molto giovane, poi c'è stato di mezzo anche questo infortunio, e devo dire che lui per me è come li definisco io quando vedo giocatori così, dico il giocatore di calcio, lui è proprio un giocatore di calcio, e secondo me è un ragazzo su cui puntare, è un giocatore da Juve, secondo me da Juve proprio, di quelli che faranno strada, sì. No, è un giocatore proprio di calcio, lui è proprio pulito, intelligente. Sì, sicuro, voglio mostrarvi le pagelle di Montblanc e commentarle. Romeo, ovviamente vuoi dire qualcosa, Romeo? Sì, non mi piacciono le pagelle di Montblanc. L'hai già viste? No, però mi metto... con ah, già, bravo, giusto. No, ieri male Miretti, forse? Direi di sì. Forse sì, non, sì. Non il mio. Sì, ha fatto il passaggio, l'assist, no? Nel primo gol. Sì. Ma allora, noi abbiamo sempre la sensazione che questo ragazzo possa fare qualcosina in più. Io sono convinto che probabilmente gli farebbe bene un anno in prestito, ma questa è una mia convinzione, non è detto che sia corretta, però c'è anche da dire che questo ragazzo 2003 ha fatto già 60 partite con la prima squadra, oltre 60 partite con la prima squadra, cioè siamo molte volte, io per primo un po' troppo critici nei confronti di Miretti, che ha questa grande qualità, ti allunga la squadra, perché lui ragiona sempre in verticale, e noi abbiamo pochi centrocampisti che ragionano in verticale, lui è uno di quelli che si butta tra le linee, te l'allunga, ti prende il rigore. Secondo me Miretti non sta facendo male, può fare di più, probabilmente con un'annata fuori di casa, anche per crescere a 360 gradi, potrebbe fare un ulteriore salto, però per me sta facendo quello che può fare, ecco, che lui sa serve, fare. A lui serve un mister che gli insegni a giocare a calcio, nel senso, se lui va in una società dove c'è un Gasperini, un Motta, gente di quel livello, sono d'accordo con te, Romeo. L'importante è non buttare un pasto in una società dove magari rischia anche di perdersi via, no? Quindi è un giocatore che secondo me ha delle qualità. Il Miretti visto contro la Roma la stagione scorsa, vi ricordate? Il giorno dopo eravamo per Chiesa, no? Quindi secondo me, quindi un giocatore non può diventare scarso, un attore non può diventare una pipa, un giornalista non può diventare non competente, non saper scrivere. Certo, va stimolato al punto di vista. Secondo me ha avuto delle difficoltà, va coccolato, va seguito, va gestito in un certo modo, perché ripeto, secondo me il ragazzo può dare belle soddisfazioni. Oggi è ancora leggermente sottotono rispetto agli altri. Questo è il mio pensiero. Allora ragazzi, Rugani, cito anche Rugani, Andrea Coppolo cita, dice ormai è una sicurezza, quando gioca nessuno ha paura. E Rugani dovrebbe essere titolare, ragazzi, ma proprio a parte che lo è già praticamente, ma io sono molto più tranquillo quando gioca lui. E tra l'altro ieri mi ha sorpreso perché Allegri ha giocato con Danilo a sinistra e Rugani a destra. Sinistra. No. Quindi, però, allora, Rugani, io in questa stagione, ragazzi, finora io non ricordo grossi errori, a parte quello con l'Inter dove hanno sbagliato tutti, ma finora perfetto. Allora ragazzi, una cosa, chiamo a Stefano le pagelle di Luca Montblanc, che vi leggo, voi così StreamYard noi non le vediamo, le vede chi guarda Twitch, però io ve le leggerò. Ragazzi, ve le leggerò e voglio il vostro commento. Poi, siccome tra poco Giuseppe Falci deve lasciarci tra pochi minuti, io lascio a lui, preparala Giuseppe, la tua prima domanda che inaugurerà il discorso mercato o altro, prima, seconda, decidi tu quante fare, uno o due, a Romeo, così poi ti salutiamo, ok? Tre domande. Allora, se puoi aspettare proprio 3-5 minuti, Giuseppe, che commentiamo le pagelle di Montblanc. Le stiamo vedendo, le vediamo allora, ragazzi. Szczęsny, 7.7. È strano Montblanc, lo sapete ragazzi, 7,7 ha preso. Rugani 7,1, Bremer 8,
Danilo 7, Cambiaso 6,7. Ma perché? Miretti 6,4. Ma no, Locatelli. Calma. Locatelli 7, Rabiot 6, uno normale. Kostic 6,3. Vlahovic 8 più, così, più. Ildiz 6,9. Cavolo, 7 metri. UEA 5,8. Chiesa 7, Milik 6,5, Ealing 6. E ripetiamo ancora, il migliore, quindi Vlahovic 8 più, poi Bremer 8, 7, Chiesa, Locatelli e Danilo, Rugani 7,1, scusatemi, Szczęsny 7,7, invece i peggiori sono UEA 5,8 e poi Kostic, Cambiaso e Miretti, Kostic, Miretti sono 6,3,4. Vai, parola libera, Francesca ha già contestato Durante, scuotendo la testa, non se ne fa una ragione, che succede Francesca? No, ma io non so che partita ha visto ieri Monblano, veramente. No. Ma glielo diresti in faccia? Glielo diresti in faccia? Certo, ovvio. Rivedere, col founder che sta qua, dirgli, vai, di Francesca, di cosa non ti è piaciuto al volo, diciamolo tutti. No, sì, così veramente all'occhio mi salta subito Cambiaso 6,7 e Miretti 6,4. Cioè, o abbassi Miretti, sì, troppo vicini, hanno giocato veramente in modo molto diverso, o metti 7 a Cambiaso, e Miretti li può lasciare anche 6 e 4, ma se lasci 6 e 7 a Cambiaso devi dare cioè non più di 6 a Miretti. Sentiamo Romeo, prima osservazione di Francesca, ha ragione o no? C'è no, fatemi allora, aiutatemi, chi prende la punizione per dove poi fa gol Vlahovic? Miretti sempre? Sì, Miretti, ragazzi, se è così Miretti ha fatto un assist e si è preso anche la punizione del gol, quindi si merita anche lui un voto. Cioè, 6,4 avresti dato anche tu. Eh no, si merita almeno un 6,8 Miretti, quindi. Ma non è che sono per siamo troppo critici con Miretti. No, Romeo, no, non è che solo per un'azione uno può prendere 10. No, ma non che... ha fatto l'assist, ha fatto il passaggio decisivo e si è preso una punizione decisiva. Per me è stata una performance magari non continua, ma decisiva anche la sua. No, ma il bello è che contraddice Romeo Greci. È certo che contraddico Romeo Greci. È un miracolo se c'è uno spazietto là sotto, ti facciamo dire due parole. Vai, allora, Igor Barbazza, Giuseppe e Nicole, le prime cose che notate di queste pagelle, cosa siete d'accordo e cosa no? Igor. Ma io credo, a parte che sarei curioso di chiedere che algoritmo usa, nel senso di riuscire a avere dei voti più assurdi, che sono una cosa da barzelletta, però simpatico, carino. Dovrei rileggere anch'io con calma, attentamente, ci ho dato poca importanza, sono sincero, quindi facciamo che sono tutto sommato abbastanza d'accordo con quello. Ma sì, prenditi 6,4. Ma UEA è 5,8, UEA? UEA 5,8. Ora no, riflettici, Rom. No, riflettici, perché UEA quando è entrato ha tirato due fucilate, una un cross che a momenti decapita gli attaccanti e l'altra un passaggio preciso lungo linea dove ha beccato Landucci. Quindi capisco. Lo vedi che ha visto un'altra partita, Monblano? Eh no, 5,8 ha dato. Che deve dare? Lo giustifico. Quindi diciamo che Kostic per Monblano, tra quelli che hanno giocato di più, il meno positivo. 6,3 sì, e UEA 5,8 è un po' cresciuto nel secondo tempo. Sentiamo Nicola, che la Jazz dice Francesca che tu hai le tue crociate, ora te la prendi con Miretti dopo aver distrutto Vlahovic. Ma a parte, non ho mai distrutto Vlahovic, e poi ha ragion veduta, ragazzi. Non segnava, quindi ha ragion veduta. Quindi Nicola, anzi, Nicole, così Giuseppe poi ci dà il suo parere sulle pagelle e poi fa la prima domanda e lo salutiamo. Vai, Nicole. Io da Manforte a Franci su Miretti, perché è vero che è stato decisivo in quelle due occasioni lì, però ha sbagliato tantissime palle, cioè è stato proprio impreciso tecnicamente, quindi non mi è piaciuto Miretti, cioè io gli do un 6. Anche tu, Giuseppe, vuoi dire anche la tua? Secondo me quel voto che dà Ildiz è completamente strampalato, comunque gli dà un voto al di sotto di 6, quando io do 6,9... 16, sì, non era in palla Monblano ieri, almeno un 7, almeno metti il 7 davanti e metti 2 meno dopo, cioè se fai 7 meno meno c'è il 7 davanti comunque non è una parte. Visto la partita, ragazzi, founder, se ci senti entra qua dentro, vediamo se sta gente c'ha il coraggio. No, ma poi vorrei capire il più accanto all'8 di Vlahovic. Due gol decisivo, più no, il più vorrei capire.
non poteva mettere 8,1 8,2 perché diciamo secondo me, lui, secondo me lui è come i trader, secondo me lui ha un algoritmo che mette insieme varie cose e escono sti voti, perché sennò non si spiega. Però è vero, perché non 8,1 ma 8 più mi sembra una buona osservazione. Romeo, vuoi dirci anche tu un commento e poi la domanda di Giuseppe, apriamo il discorso mercato. Romeo. No, la definizione strampalati, i voti di Montblanc, credo che sia perfetta come definizione, quindi eviterei di aggiungere cos'altro, qualcos'altro di superfluo. Di inferire, scherzo, il voto Allegri non c'è? No, no, voto Allegri per le parole 10. 6,9 sarà, 6,9. 7,6 e mezzo. No, Romeo, solo una cosa su UEA e poi davvero Giuseppe la parola, UEA davvero insufficiente, eh? No, è entrato, credo che un amico abbia scritto, è entrato troppo carico, effettivamente è entrato troppo, anche, mi ricordo, forse è lui che ha tirato anche una palla forse in curva. Sì, ha tirato una palla da dentro l'area, in... era difficile, sì, perché era, era a velocità. Ah, a due metri dalla porta, sì. Ha fatto tre cose troppo cariche. No, dai. Secondo me, ecco, ti aggiungo questo, secondo me UEA nel girone di ritorno ci darà soddisfazione. Ok, alle 15:15 penso, Igor intendessi, o alle 16:15. Io ho messo 15 più, nel senso che comunque volevo stare qui. 16 meno. No, no, che anche lui può stare qualche 3 minuti.